Perché ci stai cercando? Già, come mai ci stai cercando? Da quanto tempo ci stai cercando? E soprattutto dove ci stai cercando? Ci stai cercando davvero? Non andare, ascolta con il cuore. Sono stanca. Sono così stanca. Ma non ho smesso di cercare. Pensavo di avervi dimenticato. Temevo di aver dentro di me masse di pietra. Temevo di aver perduto la memoria delle vostre carezze sulla mia guancia. Avevo anche imparato a convivere con la vostra assenza. Ma ora non desidero altro che sentirvi parlare. Vi prego, fatemi di nuovo partecipe della vostra danza. Quanta gioia, o mortale, traspare dai tuoi occhi. Dinanzi a tanta verità, mi si apre il cuore. Eppure tu sei scontenta. Tutto quello che tocco mi pare appassisco, come se non uscisse più dal forma al mondo. È come questa terra. Che adesso si prepara per il suo sonno. Devi avere cura e pazienza con lei. Ma io vorrei uscire ora. Mi crea un dolore che non riesco a spiegarti. Forse è perché non l'ho mai provato prima. Ma mi chiedo se la terra tornerà a essere fertile. Ma tra le radici, che ne resta della pianta? Vorrei che tu ti vedessi coi miei occhi. Ciò che per te è una vita, per me è un battito di ciglia.
ma la tua terra non sarà mai infertile. Non lo è mai stata e non potrà mai esserlo. Quello che per breve tempo riesco a vedere mi usciva dalle mani dopo pochi istanti. Perché è così? Dimmelo. Mi scongiuro. La carne che vedi non è che un soffio. Ciò che ci anima è il respiro dell'Eterno. In questo senso, tra noi e te non vi è alcuna differenza, non credi? A volte riesco a vederlo. E subito dopo ne perdo memoria. No. È qualcosa di diverso. Ecco. Sta accadendo. Qui. Ora. Ma come faccio ad ottenere la verità quando essa si rivela? Bene. Continua. Vedi? Mentre parlo con te, intrattengo un dialogo con me. Allora è la parola a salvarmi. Nel dialogo che colgo la verità, che quando l'altro non riesce ad esprimerlo. È nel dialogo che mi apre le domande. Ed è sempre nel dialogo che trovo le mie risposte. È nello sfiorare le storie degli altri che si aggiungono tasselli per comprendere la propria. Non siamo che attimi di infinito, mia cara. Ma che cos'è la vita umana se non frenetica ricerca di quegli attimi fugaci di limpida bellezza, di saggezza che non è conoscenza, di amore per tutto ciò che ti circonda? Oh Musa, vi scongiuro, insegnatemi a godere appieno di questi istanti. Non saremo noi ad insegnartelo. Saranno esseri come te, alla ricerca come te. Alla ricerca di fugaci spazi dell'umano, in cui la storia del singolo diventa chiara e tu gioisci e piangi con l'altro. Va alla ricerca di spazi in cui l'umano ad essere protagonista, l'umano con le sue idee, il suo vissuto e ciò che di più sacro c'è in te. Siamo esseri umani e costruiamo la nostra vita mortale. E ciò che costruiamo rimarrà per sempre.